Con Peppe Peta al termine di una sconfitta per Trento, Lavanoli è arrivata qua carica perché voleva un po' vendicarsi di quella grande partita che era stata l'andata. Si è visto soprattutto questo nel secondo quarto, quando Fabio Miana ha iniziato a sparare da 3 punti, ma a fronte di una circolazione di palla molto rapida, tanti contropiedi, una difesa aggressiva, che poi, volendo un po' leggere quelli che sono stati i parziali della partita, il secondo è stato quello un po' decisivo. Sì, non abbiamo fatto una bella partita, siamo in un momento, non nel nostro miglior momento della stagione, siamo un po' acciaccati, io venivo da 3 giorni non m'allenavo, senza Trent, Lockett, Jam con un problema alla mano, non abbiamo impattato la loro sufficienza nel secondo quarto e poi rimontare sempre è difficile. Bravi però nel terzo quarto a piazzare un break che vi ha riportati a un paio di possessi di distanza. Secondo te, nel quarto periodo, all'inizio, cosa vi è mancato per riuscire ad agganciare definitivamente Cremona? Ma un po' di forze penso, perché non possiamo sempre recuperare, ci è mancata l'inerzia finale per dare lo sprint al nostro recupero. Ripeto, non siamo nel nostro miglior momento fisico, per il nostro tipo di pallacanestro la fisicità è importantissima e siamo convinti di poter riprenderci. È una partita tra due squadre a pari punti che lottano comunque per posizioni di alta classifica. Secondo te per il proseguo del campionato, come si farà a trovare un po' di costanza sapendo che comunque ogni partita questa classifica cambia? Sì, sono due squadre che stanno facendo un ottimo campionato, sono due provinciali che si stanno affermando e sicuramente vogliono dire la loro fine alla fine. In questo momento Cremona approfitta di giocare una volta a settimana per preparare meglio le partite, magari arrivare più fresca in volata e noi questo non ce l'abbiamo, stiamo spendendo energia da entrambe le competizioni, però sappiamo che ritorneremo in una forma migliore per provare a fare uno sprint per il fine del campionato migliore. Grazie mille. Grazie a voi. Bocca al lupo per il resto della stagione.